in quel tempo Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato. In te ho posto il mio compiacimento». Il profeta Isaia, in tempi non sospetti, indirizzò a Dio una fervida e intensa preghiera. «O Dio, squarciassi tu i cieli e scendessi». Ebbene, detto fatto. Oggi nel Vangelo vediamo quei cieli squarciati e Dio manifestarsi nella sua pienezza. Il Figlio che esce dalle acque, lo Spirito che scende dal cielo verso di lui e il Padre che incornicia la scena con questa voce possente, al punto da essere ascoltata da tutti. La Trinità al completo spazia nel Vangelo di Marco e lo attraversa con un movimento perpendicolare terra-aria. Le acque, che simbolicamente indicano i confini insuperabili da parte dell'uomo, ostaggio di una terra senza eternità, ecco, quelle acque vengono trafitte nel Giordano dal Figlio e squarciate nel cielo dallo Spirito. E soprattutto quella voce possente del Padre: «Tu sei mio Figlio, l'amato». E sulla frase mi fermerei un attimo. Un'associazione di idee mi rimanda al brano del sacrificio di Isacco. Proviamo a rimembrarlo. Abramo, dopo tante sofferenze, ha finalmente un figlio da Sara, sua moglie, il figlio della promessa. In verità aveva avuto un altro figlio, Ismaele, ma era il figlio di Agar, la schiava. Isacco era il suo figlio, quello amato. Ebbene, un giorno Dio gli si presenta con queste parole: «Abramo, Abramo, prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio, l'amato, Isacco, vai sul monte Moria e offrilo in olocausto». La tradizione giudaica, che capisce bene i testi, immagina che dietro a questa frase di Dio ci sia tutto un racconto e un dialogo di questo tipo. Dio dice ad Abramo: «Prendi tuo figlio». E Abramo risponde: «Ma io ho due figli». Aveva infatti Isacco, ma aveva anche Ismaele. Allora Dio gli dice: «No, il tuo unico figlio». Ma Abramo risponde: «Tutti e due sono unici figli per la loro madre, perché Isacco è l'unico figlio di Sara e Ismaele è l'unico figlio di Agar. Dunque sono due gli unici figli». «No», Dio incalza ed affonda, «quello che ami, Isacco». E qui la resistenza di Abramo cede. Abramo faceva finta di non capire, ma quando Dio chiede il sacrificio del figlio amato è fin troppo esplicito. Ebbene, nel Vangelo di oggi il figlio amato non è Isacco, ma è Gesù, lo stesso figlio di Dio. E una certa analogia non possiamo non coglierla. Come Abramo deve offrire in sacrificio il suo unico figlio amato, così Dio, il Padre, consegna il suo figlio, l'unigenito, l'amato. Lo consegna agli uomini, sapendo bene a cosa sarebbe andato incontro. Quel Dio che ha richiesto il sacrificio di un figlio amato ad Abramo, ora si appresta a offrire il suo stesso figlio amato, e lo fa per amore di tutti noi. E affinché possiamo prenderne ancora piena consapevolezza, oggi fa tuonare la sua voce dal cielo: «Badate bene, questo è il mio figlio, l'amato». Oh Dio, hai quanto ti costò l'averci amato.